Ciao ragazzi, eccoci qua, benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete mi sono un attimo appropriato di un altro canale e lui, abbiamo qua un ospite sul mio canale. Abbiamo qui con noi Simone Ruocco, eccolo qua, il grandissimo. Lui sono Lorenzo Pirola, recensore di fragranze, anche io. E dato che entrambi i canali, anzi su entrambi i canali, mancava un video in particolare che tanti di voi ci chiedete ogni giorno, almeno a me, siamo qui per farlo insieme, perché no? Quindi questo video siamo qui, come avete visto dal titolo e dalla copertina, top 9, perché sono 9 in questo momento, comunque top definitiva degli Orto Parisi. Oh, ciao Benvenuto, benvenuto. No, pensavo... grazie, pensavo di non aver parola qua dentro, cioè l'ospite è sacro. No. Allora, come va? Tutto a posto? Grazie, intanto grazie per l'ospitata, ti ringrazio, molto gentile. No, e tu grazie per la tua ospitata. Ah ok, giusto, c'hai ragione. Sì, no, direi siamo... finalmente video richiestissimo, perché effettivamente sono anni che a me personalmente lo chiedono e quindi... Tra l'altro richiesto anche da me, perché io mi ricordo quando io non facevo ancora video, ti avevo scritto, ma ascolta, ma quando è che fai il video degli Orto Parisi? E quindi siamo qua. Dato, allora, diciamo che questo video, cioè la mia presenza, ci sono io qua perché Orto Parisi e Naso Matto sono, diciamo, i miei due brand preferiti. E quindi Simone ha gentilmente chiesto la mia presenza, io ho chiesto la sua. E quindi niente, siamo qua per diverse opinioni sugli stessi profumi. Yes. Cosa facciamo? Iniziamo. Vedi tu. Allora, prepariamoci, li facciamo vedere insieme e poi ognuno uno alla volta li spieghiamo, li diamo delle brevi recensioni. Allora, signore e signori, al numero 9... Secondo me lo stesso. Vai. Okay, che cazzo. Vai, ci sono. Eccolo qua. Per me, Bergamask, per Simo, Viride. Attenzione. Inizi te o inizio io? No, assolutamente, comincia tu. Inizio io, guarda qua come sono professionale, guarda con le mugliette, belle, tra l'altro rubate al Pitti, vabbè, questa non la diciamo. Allora, allora io in nona posizione Bergamask, come ho già detto più volte, brevemente, come dice lo stesso nome, abbiamo questo bergamotto, questi agrumi in apertura molto frizzanti, molto luminosi, molto, io dico, energizzanti. Con il fondo di muschio che a tratti è un pochettino più animalico, a tratti è un pochettino più tranquillo, soffice. E per me è questo Bergamask, ecco. A lungo andare si addolcisce questo bergamotto, comunque queste altre note lo rendono un po' più dolce su di me. Comunque tranquillamente portabile, ecco. Come la valuti la mia nona posizione? Vabbè, allora questo video dovete sapere che sarà tutto così, nel senso io insulto i suoi profumi, lui insulta. Ecco, no, non posso sbilanciarmi troppo perché sennò poi vado a spoilerare la mia classifica. No, comunque guarda, penso questo e quello che hai portato te sono i miei due Orto Parisi più usati, quindi io questo lo uso molto in estate, di sera, io mi trovo molto bene questo, usarlo in questo periodo, cioè mi piace molto e okay. Riceve dei complimenti, piace. Però hai deciso di portarlo al nono. Sì, ho deciso di portarlo al nono perché questa è una classifica, dobbiamo adattarci, ecco. Sono tutte prime posizioni per me, lo dico sempre, sono tutte prime posizioni nella loro famiglia olfattiva, nella loro... Bene. No, allora io intanto condivido con te la passione e per Gualtieri, perché anche a me piace parecchio, sia il brand Naso Matto che Orto Parisi. Sono quasi d'accordo con te sul fatto che sono quasi tutti numeri uno, nel senso che sono profumi che mi piacciono tutti a modo loro, però essendo una classifica dobbiamo fare questo gioco. Al numero 9 ti porto Viride, perché tra tutti, nonostante comunque sia un profumo che mi piace, è quello che indosso meno e mi piaciucchia leggermente meno. Sono tutti profumi che ormai la community conosce, quindi è inutile spendere poi anche troppe parole. Viride è un profumo molto verde, dal carattere un po' vintage, un po' âgé, non si offenda nessuno quando si parla di vintage. È un profumo verdissimo, ha questa nota di artemisia, di assenzio, di abete.
molto classico, molto classico. Io è un profumo che, ti dico la verità, indosso in primavera, lo metto poco, però ha il suo perché. Non è uno di quei profumi che porta complimenti, almeno non alla mia persona, anzi quando, quelle poche volte che lo indosso mi dicono anche: ma che cosa hai messo, il profumo del nonno? Quello è il complimento più grande per me, perché quando mi fanno un'affermazione del genere io sono contentissimo. Ci però sta, ecco, ci sta, quello che indosso meno. E sai che invece, secondo i tuoi gusti, quello poteva andare molto più su, eh? Lo so, lo so, ma non è quel tipo di vintage che mi piace. Ok, vabbè, no, io allora ci sta che è un pochettino, sì, come dici te, vintage, però io lo trovo molto più, cioè, ha quell'animo retro, però reso un po' più moderno, secondo me, dai. È portabilissimo anche oggi, ecco. Assolutamente. Per dire. Beh, forse tra gli ortoperisi è anche uno di quelli più portabili. Sì, diciamo che può avvicinare molto la gente esterna a questo brand, forse, perché esatto, soprattutto uomini in questo caso, perché vabbè, sono tutti unisex, però questa principalmente, secondo me, ci può stare, ci può stare. Va bene, nona posizione quindi l'abbiamo fatta, non sono d'accordo, tu non sei d'accordo con me, va bene. Vabbè, adesso farò arrabbiare molti, eh. Aia, ottava posizione, 3, 2, 1. Oh, lo stesso, è lo stesso, lo stesso. Hai visto? Bella questa, bella, bella, bella. Vai, questo, vai, descrivilo te, dai. Ma allora, in realtà lui mi piace come profumo, è buono. Cioè, come ci siamo detti prima, è una classifica, dobbiamo mettere per forza qualcuno prima, qualcuno dopo. Anche lui lo ritengo un profumo molto portabile. Io personalmente quello che percepisco di più è questa apertura abbastanza, se non molto brillante, di agrumi, un patchouli molto marcato, anche se ha questa leggera sfumatura ambrata che lo rende un po' più morbidino, almeno sulla mia pelle, anche perché poi vabbè, la mia pelle tende a valorizzare molto le note ambrate, quindi esce fuori parecchio, però non è un profumo ambrato come magari tanti potrebbero pensare. Lo trovo molto semplice come fragranza e quindi io personalmente lo metto in ottava posizione, però allora, è validissimo. Allora, sono d'accordo con te, nel senso, prima di tutto è validissimo. Io lo trovo, come lo descrivo sempre, un patchouli, perché secondo me è la nota, diciamo, principale in questo profumo, però parecchio luminoso rispetto ad altri. Nel senso, se banalmente avete sentito Indugrass fuori produzione, quindi forse non l'avete sentito, o comunque altri patchouli di altri brand, sono sempre un po' più scuri, un pochettino più, anche lì, tra virgolette, retro, un pochettino vintage. Questo invece lo trovo molto luminoso, molto fresco come patchouli, molto portabile. Su di me fa forse il contrario di quello che fa su di te, nel senso che non si addolcisce, ma esce una nota leggermente sporchina, che è presente in tutti gli ortoparisi, come Gualtieri la usa, solo lui lo sa, però straportabile, straportabile. E voglio dire una cosa, che l'ho messo in ottava posizione perché è molto semplice, quindi effettivamente forse è quello meno complesso di tutti, ecco, diciamo così. Sì, però assolutamente bel profumo, sono d'accordo. Tra i patchouli io lo citerei sempre, ecco. Addirittura? Sì, perché è un patchouli luminoso, nel senso non se ne trova molti così freschi, ecco. Ah, oh, d'accordo qua, eh? Ah, miracolo, non, nulla, non è successo. Va bene, quindi io qua farò arrabbiare tante persone. Aia. Quindi, settimo posto, 3, 2, 1... No, tu me l'aspettavo. No, ma cosa mi combini? Vai, inizio io. Non inizio io. Megamare, lo conoscete. Andate a vedervi le recensioni, sia sul mio sia sul suo canale. Megamare, va bene. Mare in tempesta, mare scuro, mare verde, quello che volete. Allora, in realtà perché l'ho messo in settima posizione? Io di solito non amo i marini molto salati. Su di me questo profumo tende un po' al verdino, un po' alla liquirizia, un po' all'anice. Quindi non risalta quelle note salate, sporche, eccetera, eccetera.
e quindi devo essere sincero, non l'ho messo in fondo nonostante sia un marino, ma comunque è in settima posizione. Preferisco altro, capolavoro della profumeria artistica secondo me, e anche oggettivamente penso, e l'ho usato poco. E quando lo uso, io di solito sono del team minimo 20 spruzzi con eccezione. Ecco, eccezione è questo. Io, e sai quando lo uso questo? Io lo uso le sere d'estate. Ci sta. Solo ci sta. Di sera d'estate. Solo di sera d'estate. Ed è molto... Cioè, io questi profumi non li uso moltissimo, però li uso in determinate occasioni. Così quando lo riuso tra un anno, quindi estate, poi passa un anno e l'estate prossima, dico wow. Cioè, come se lo riscoprissi nuovamente, capito? E quindi questo, Megamare, per la mia settima posizione. Ok, allora, non me ne vogliate di questa settima posizione. In realtà Seminalis è un profumo che a me piace veramente tanto. Però ti devo dire la verità, Lori. È un profumo che faccio fatica a indossare. Nel senso, io personalmente lo vedo quasi come un profumo d'occasione. Ma spesso e volentieri, per le mie occasioni, utilizzo sempre altro. Quindi è un profumo che uso veramente poco. Apro il tappo quando sono a casa, magari lo snaso, perché ripeto, mi piace veramente tanto e apprezzo la fragranza, però faccio fatica ad indossarlo, ma non perché sia non indossabile, semplicemente perché a lui spesso e volentieri, se non quasi sempre, preferisco altro. Tutto qui, cioè questa è la settima posizione, perché per il resto, ripeto, è un gran bel profumo, non me ne voglia il mio amico Daniele. Ah, è vero, mamma mia. Possiamo dire che forse per le sue un po' vibes dolci, forse secondo me questo è il più dolce della collezione, ecco, se vogliamo dirla così, a mio parere, sì. A mio parere. Poi sì. Ognuno ha la sua dolcezza, però questo secondo me è quello che tende di più al dolce. Possiamo dire che è quello più che potrebbe avvicinare la maggior parte dei ragazzi a questo brand. Nel senso, quando magari vengono da profumi commerciali dolci, che vogliono farsi sentire, eccetera, eccetera. Io Seminalis, nonostante sia un profumo complesso, perché lo è secondo me non è così importabile, ecco, è molto semplice nell'utilizzo. Potrei essere d'accordo con quello che dici, e Daniele ne è la conferma, nel senso che chi ama il profumo piacione, quindi poi chi arriva da quel genere di profumi da commerciale, sì, potrebbe apprezzarlo. L'unica cosa che mi spaventa, tra virgolette, è questa nota un po' marcata di note muschiate. Ecco, queste tante volte dividono molto l'opinione. Sì, che diciamo è la firma di Alessandro Gualtieri, quindi questa sensazione un po', esatto, sporca, che viene, in base al profumo, sfumata, ecco. Esatto. Però ci sta, ci sta, non sono d'accordo, io non sono d'accordo con la tua posizione, però vabbè. Va bene, allora, quindi settima posizione l'abbiamo fatta, andiamo alla sesta. È sicuro? Sesta posizione. Sono sicuro. Ah, no. Allora, sono sicuro, andiamo. Sesta posizione, 3, 2, 1. Eccolo lì. Per me Viride, per Simo Quorum. Inizio io velocemente. Comunque, vedendo, questo è quello che ho utilizzato di più tra gli ortoparisi. Questo perché? Perché, come dicevo prima, sì, è, come dicevi prima, è un profumo appunto legnoso, molto verde. Io ci sento forte il pino su di me. Anche questo, sicuramente, legnoso e tutto quello che vuoi. Però, ti dico, secondo me questo è il più quattro stagioni forse del brand, perché anche in estate, di sera, secondo me questo è perfetto, e tutte le altre stagioni secondo me questo si può indossare. L'ho usato per ben 5 giorni di fila, quando ero andato a fare sicurezza da una parte, e quindi era quel profumo che mi dava un po' autorevolezza, un po' mi faceva sentire autoritario, ecco. Devastante. Verde di ortoparisi, l'abbiamo già descritto prima. Comunque è la mia sesta posizione. Allora, intanto faccio una premessa. Sarai felice di sapere. Vai, dimmi. Tecnicamente l'ho inserito alla sesta e non alla settima, perché volevo scambiare Seminalis e Quorum, perché Seminalis volevo inserirlo alla sesta.
fondamentalmente perché lo preferisco come fragranza, ma ho voluto invertire perché nell'ultimo periodo sto indossando di più Quorum e mi porta un sacco di complimenti, ma tanti. E no, non me l'aspettavo, ti dico la verità. Segnatelo, perché... segnatelo. Cioè, come tipologia di fragranza non mi sarei aspettato portasse tutti questi complimenti. Invece, ti dico la verità, il Gentil Sesso piace. Poi, la fragranza è gradevole. Ripeto, pensavo fosse più quel classico profumo che piace all'uomo più che alla donna. È un cuoio bello asciutto, potente, un po' diverso magari dai soliti cuoiati che si sentono nell'ultimo periodo, che tendono più al morbido, al fruttato. Questo è un cuoiato bello maschio e a quanto pare vuoi che sono bello maschio anch'io, però piace e quindi non sei d'accordo. Beh, allora sicuramente il profumo aiuta, ecco. Cioè, assolutamente. Assolutamente. Ovviamente non sono d'accordo. Però sì, sono d'accordo sul fatto che piace. Piace molto. Anche, vabbè, poi arriverà la mia occasione, quindi non dico niente. Però sì, piace. Va bene. Sesta posizione da dimenticare. Secondo me è da dimenticare questa proprio. Andiamo alla quinta. No, e non dico altro, eh. No, ci fermiamo qua. Sennò poi, guarda. Quinta posizione. 3, 2, 1. Bocca Nera e lui. Megamare, giusto? Vedo bene? Sì. Megamare. Allora, Bocca Nera. Inizio io dicendo che secondo me, insieme a un altro profumo che poi vi dirò, è il più difficile, secondo me, da indossare. Personalmente. Anche questo l'ho usato poco per lo stesso motivo di prima, cioè che lo voglio tenere da occasione che mi ricordo, quindi a distanza di mesi, distanza di anni anche, perché è sempre una riscoperta. Poi provateci, quando avete tanti profumi poi potete viaggiare, sperimentare altri, e quando poi lo rindossate è sempre bello. Allora, cioccolato fondente, un po' acidulo, un po' morbido, con questa apertura molto speziata, dichiarano di peperoncino, effettivamente c'è una parte speziata in apertura. Dico che è il più difficile insieme ad un altro, secondo me, perché la parte animalica sporca che dicevamo prima, che è presente in ogni profumo, secondo me qua è un po' più difficile da indossare, secondo me, per come poi si sfuma, come si miscela con le altre note. È comunque un ottimo profumo, so di molte ragazze che lo utilizzano, e però secondo me ci vuole carattere, deve da carattere questo profumo. È corposo da indossare, secondo me. Cosa dici? Sei d'accordo? Sono d'accordo con quello che dici. Okay. Ovviamente non sono d'accordo con la posizione, d'accordo con quello che dici. Sì, okay. Sì, allora, io personalmente su Megamare ormai non ho più niente da dire, in primis perché, come hai detto tu, abbiamo già recensito in passato. Ne hai già parlato tu prima e direi che basta così. Io semplicemente lo metto un po' più avanti in classifica per quello che rappresenta per me, nel senso che forse anche lui ad oggi è uno di quei profumi che io indosso poco, però io l'ho scoperto tanti anni fa, quando magari non era ancora così hypato nella community, tutto quello che vuoi, vabbè, stronzate del genere. Si possono dire le parolacce? Sì, certo. Ah, ok. Tanto quando c'è scritto video per bambini, io seleziono no, tranquillamente. Ah, ok, perfetto. però mi piace parecchio come composizione. Non sono d'accordo con quello che dicevi prima tu come capolavoro. Ecco, poi se parliamo di vendite, allora sì. Sì, intendevo anche un po' quello. Però a me piace tanto, ho tanti ricordi, ecco, legati a questa fragranza. E quindi lo metto tra virgolette così avanti, altrimenti forse avrei dovuto metterlo per ultimo, per quanto lo indosso oggi, però mi piace ancora. Quelle poche volte che lo indosso godor, va bene, ci sta, dai, non sono d'accordo, qua non sono d'accordo, al contrario, nel senso devi tirarlo giù, va bene, quindi questa quinta posizione per noi.
stiamo arrivando, ci stiamo avvicinando. Sì. Quarta posizione. 3, 2, 1. Ok, Semiralis per me, quello è Bocca Nera, giusto? Bocca Nera. Ok, Bocca Nera per te. Allora, perché l'ho messo quarto? Tu devi sapere che quando io ho iniziato a fare la classifica, innanzitutto io avevo già fatto una classifica all'apertura del mio canale, ma avendo solo in full size due profumi, mi sembra, quindi non provando costantemente tutti gli altri, ho rivalutato le mie scelte. Seminalis è devastante, a me piace davvero davvero tanto, è in quarta posizione solamente perché gli altri tre mi piacciono di più. Però secondo me è incredibile questo profumo, lo utilizzo anche questo, magari quando devo andare con altri miei amici, quindi sempre della mia età, giovani, perché piace secondo me, e su di me esce quella parte dolce tirando un po' indietro la parte sporca animalica. È molto, come dicevo prima, originale, complesso, ma portabile, secondo me, contemporaneamente, che lo rende incredibile. A me piace tantissimo Seminalis. Bel, bel profumo, davvero. E anche questo fa ricevere complimenti, eh? Anche questo fa ricevere complimenti. Allora, io ti dirò, Bocca Nera, quarta posizione. Bocca Nera mi piace veramente tanto. Ecco, a differenza di quello che dicevo prima su Seminalis, ovvero che potrebbe essere quel profumo da occasione, dove però gli preferisco altro, Bocca Nera è uno di quei profumi da occasione che indosso molto volentieri. Questo perché io non sono un grandissimo amante dei gourmand, soprattutto quelli molto dolci. In Bocca Nera ritrovo il giusto equilibrio, perché in primis questa nota di cacao, di cioccolato che si sente, non è il classico cioccolato dolcione, è un cacao molto polveroso, è un cacao che tende quasi al cacao amaro, poi come dicevi tu questa apertura speziata si sente, un po' cuoiato, un po' animalico. Quindi mi piace l'idea di indossare un gourmand che non sia poi così troppo gourmand. E quindi ti dico la verità, quando voglio fare quello un po' fighettino, sai, da cena fuori, magari anche cena un po' romantica se vogliamo, proprio da profumo gourmand, questo mi dà un tono che mi rappresenta molto di più rispetto ad altri profumi. Ci sta, e sì, io lo paragono sempre a un cioccolato 70%, 80%. Se non l'avete mai provato, provatelo, che è quindi quel amarognolo, possiamo dire così, sì, amarognolo, e lascia quella poca percentuale zuccherata barra dolcina, ecco. A me sai cosa ricorda? Vai. A me personalmente, non so se l'ho mai assaggiato, ricorda il cioccolato di Modica. Il cioccolato di Modica, no, ha la particolarità di essere anche proprio al palato un, okay, cioccolato molto, molto sabbioso, molto polveroso. Ecco, infatti io nella mia recensione avevo detto che mi ricorda un cioccolato quasi come se lo sgretolassi, come se prendessi questo cioccolato e lo facessi a pezzettini. Esatto. L'avevo proprio descritto così. Esatto. Sì, effettivamente adesso, volevo dire... vai, dimmi. Impegnati, impegnati, promettilo a tutti i tuoi follower che andrai ad assaggiare il cioccolato di Modica e mi dirai se avevo ragione. Va bene, allora se non costa 400 euro come i profumi che porti, lo posso fare. No, comunque volevo dire una piccola precisazione che mi sono dimenticato su Seminalis, cioè che a me questo profumo ogni volta che lo sento mi ricorda questa villa lussuosissima, piena di marmo bianco, oro, tutta sfarzosa. Non so come sia possibile, non so perché, non lo so. Quando lo sento mi dà quell'idea di lusso, così. Che non so da dove viene in realtà, non lo so. Se non lo così, sei tu. Volevo buttarla lì. Okay. Va bene. Siamo arrivati. Top 3. Cioè, scusami se mi permetto, ma... Vai. Abbiamo due profumi su tre in comune? Sì, è vero. È vero. Però uno forse è proprio... Vabbè, vediamo.
Signore e signori, terza posizione, 3, 2, 1. Questo okay. Non devi farmelo. Io Terroni e tu Sterkus. Sterkus. Ci sta. Allora, parto io sempre. Terroni, questo anche lui è devastante, mamma mia. Allora, la prima volta che l'ho sentito, ero stato, diciamo, influenzato dall'ispirazione, ovvero questi vulcani, questa sorta di fumosità proveniente dal magma, eccetera, eccetera. E devo essere sincero, quando l'ho sentito ho detto, è lui. Cioè, nel senso, secondo me, quell'ispirazione me la son portata dietro fino ad oggi. Ogni volta che lo sento, sento questo vulcano, queste rocce spente, questa fumosità. Stiamo parlando, si dice, di un vetiver molto molto terroso, molto bruciato. Se è tra tutti questi, probabilmente, secondo me, è quello meno dolce. O almeno, la dolcezza che è presente è molto meno zuccherata, tra virgolette, come dolcezza. Nel senso, è portabile anche lui. Insieme a Boccanera, come dicevo prima, secondo me lui è l'altro molto difficile da portare. Questo è il mio pensiero. Anche questo dà molto carattere, dà molta personalità, come in generale penso quasi tutti i profumi di Orto Parisi. Terroni, la mia terza posizione, però è devastante anche lui, bellissimo. Poi guardate che colore, cioè, guardate qua. Vabbè. Allora, intanto mi trovi d'accordo con la descrizione che fai, però vabbè, non dico altro. Allora, su Sterkus, io magari dico cazzate, l'ho sempre detto, lo continuerò a dire, non tanti sono d'accordo con me quando lo dico, però che cazzo me ne frega, questa è la mia percezione. Oh, dimmi quello che vuoi, io quando lo annuso, quando lo sento, a me ricorda Black Afghano. Ora, lui personalmente è più dolce, ora io non so se in piramide vengono riportate falsità, non lo so. Però alcuni dicono che c'è la mandorla, l'eliotropio, insomma, ha queste nuance un po' più dolci / mandorlate. Però a me questo profumo, allora, rievoca veramente tanto Black Afghano. Personalmente, se proprio dovessi trovare un'associazione a Black Afghano, io la troverei di più o in... Su Terroni? No, senza Terroni, sì, io sì. Su di me però, perché a lungo andare entrambi su di me vanno in quella direzione, ecco, vanno in quella direzione. Non all'inizio, nel senso Terroni all'inizio è un vetiver fumoso, Black Afghano su di me sa proprio di canna, cioè sa tantissimo di canna su di me. Quindi io Sterkus no, non lo trovo simile a Black Afghano, personalmente. Ok, io però, ti dico la verità, sì, e proprio per questo Sterkus lo indosso tanto, soprattutto quando mi vesto di nero. Ok. Cioè, quando ho un outfit in total black, io utilizzo tanto Sterkus. Posso aggiungere che, secondo me, anche Sterkus piace molto. O almeno, su di me ha riscontrato questo successo. Piace o comunque profumo che si fa notare, quello sicuramente. Sono d'accordo. Scusami, Vai. Ma adesso come te la vuoi giocare? Cioè... Vuoi fare il trick? La seconda? Vuoi fare il trick? Direttamente okay. La prima. Vedi tu, Portiamo la prima. Facciamo il trick del talent. Facciamo il trick. Va bene, ragazzi. Sì. Allora, saltiamo la seconda posizione per farla dopo. Prima posizione. Attenzione, qua non stiamo più chiacchierando, Qua stiamo facendo fatti. Signore e signori, prima posizione della classifica degli Orto Parisi, 3. 2, 1. Due primi scontatissimi, Due primi scontatissimi. Infatti, io non spoileravo mai la classifica, ma il primo lo dicevo sempre. Inizio io velocemente. Sapete già tutto. Allora, questo è stato il mio primo profumo di nicchia in assoluto. Primo profumo di nicchia. Me lo ricordo. Volete dire che anche questo ha influenzato? Non lo so.
Io mi ricordo esattamente il momento in cui è arrivato a casa il pacco, avevo preso due samples, uno di Quorum e uno di Stercus. Ho sentito Stercus, mi era piaciuto, poi all'inizio non l'avevo ben capito, nel senso mi piaceva, però l'avevo lasciato lì. Appena ho spruzzato lui, devastante, avevo visto l'ispirazione che aveva dietro, mi ero guardato la storia, avevo visto anche il video di Matteo di 50 ml e mi sono ritrovato perfettamente in tutte le cose che erano state dette. Abbiamo, come diceva prima Simo, questo cuoio, io lo descrivo come rude, quindi un po' molto sfaccettato, molto artigianale. Piace molto, la sua dolcezza non è una dolcezza come magari in Seminaris, quindi come dicevo prima zuccherina, io ce l'avverto la sua dolcezza, ma è molto piaciona secondo me. A me questo profumo ha fatto ricevere molti complimenti, è stato il mio primo profumo di nicchia e ho scoperto dopo tanto, sperimentando note di vetiver, note di rosa eccetera eccetera, che se il profumo è buono lo acquisto e mi piace. Ma tra tutta la profumeria, la nota cuoiata è la mia preferita, diciamo, in tutta la profumeria. Quindi, non so se è perché era stato il primo, mi sono affezionato, eccetera, ma è lui, devastante. Guardate che pegli, bellissimo. E anche questo lo uso appunto autunno, inverno, di sera. E prima di indossarlo faccio passare anche qui un anno, perché estate, primavera, io personalmente non lo uso, perché non gli darei neanche troppa importanza. Quando arriva quel momento di rimetterlo, godo. Bellissimo. Quorum, prima posizione. Vabbè, dai, te l'appoggio, perché so cos'è per te, so cosa rappresenta quel profumo, quindi va bene, dai. Allora, io in realtà, come ho detto prima, su Terroni sono d'accordissimo su quello che hai detto tu, quindi c'è poco altro da aggiungere, se non un'altra blasfemia. Ok, cosa ti ricorda? Silver allora, Mask, no, cosa ti ricorda? No, non Silver Mask. Però tu che sei un amante degli ortoparisi, studiateli bene. A me lui un pelino mi riporta Quorum. Cioè, quella parte leggermente fumosa, perché comunque il cuoio di Quorum, come abbiamo detto prima, come hai detto tu adesso, è un cuoio abbastanza secco, rude. Ecco, questa sua parte, parlo di Terroni, un po' mi riporta a Quorum. Quella parte leggermente fumosa, non lo so, un po' mi riporta. Allora, io sai che cosa? Io Quorum lo sento molto più acidulo. Io uso sempre questa parola descrivendo le fragranze di Gualtieri. Che è, non so come descriverlo, acidulo è la parola che mi viene in mente. Lo trovo fumoso Quorum, ma molto molto meno rispetto a Terroni. Questo è decisamente cioè io li trovo completamente diversi, addirittura personalmente. Ok. Però cioè, se io dovessi abbinarlo a qualcosa, lo abbinerei più a Quorum che a Black Afghano, per dirti. Mm-hmm. Però insomma sono d'accordo con quello che hai detto, sì, tu, e sono gusti, sensazioni, ci sta. E ti dirò, vabbè, insieme a Bocca Nera, questi sono i due profumi che ho usato di più e ce li ho già da un bel po' di tempo, quindi lui è il numero uno. Difficile però anche lui, è da indossare, dai. Cioè se lo proponessi a gente esterna al mondo della nicchia, secondo me è difficile, no? Come indosso. Allora, sì, senza dubbio. Secondo me sono pochi i profumi di Gualtieri facili da indossare o da consigliare che si sta approcciando. A parte Viride e forse Brutus, ecco, sì. Magari sugli altri farei un po' fatica a consigliarli come approccio o come blind. Però sì, Terroni è molto difficile. Va bene. Sono d'accordo, dai. Qua sono d'accordo in tutto. Va bene. Ah, a parte che somiglia a Silver Mask. Vabbè. Allora, quindi, seconda posizione, ora ci rimane solo un profumo. Va bene, 3, 2, 1. Stercus per me e Bergamask per Simo. Allora, descrizione l'abbiamo già fatta prima. Anche lui, in realtà, cioè, i miei primi due profumi di nicchia sono diventati primo e secondo. Non so se questa roba
ha un senso, però boh, non lo so. Questo, allora, come dicevi te, sono d'accordo con quello che dicevi te. Io, qua dentro si parla di diversi tipi di UD, burri di UD, eccetera, eccetera. Ora, non so se è vero, in teoria dovrebbe essere così, ma da quando ho sentito che qua dentro c'è il burro di UD, effettivamente ho sempre dato ragione a questa voce, perché io lo sento molto burroso come profumo. La parte dolce c'è, proveniente da mandorla, da qualsiasi altra cosa che non so, la parte dolce c'è, ma lo sento proprio come sensazione olfattiva molto morbido, molto appunto burroso. Piace molto anche lui, per mia esperienza personale, come dicevamo prima, e la parte animalica, in questo batch, che è di 3 anni fa, tra l'altro, non la sento. Quando ero andato a risentire una volta in profumeria prima di acquistarlo, il batch era, che ho sentito, era nuovo e durava sulla mia pelle 10-15 minuti massimo, una nota un po' stallatica, un po' sporca. Dopo quei 15 minuti, basta, si ammorbidiva, diventava molto cremoso, molto burroso, come ho già detto. Molto buono. Stercus, seconda posizione. Meritata, meritata. Buono, buono, buono. Allora, Bergamask, intanto, che dire, io lo metto in seconda posizione, quindi mi viene da dirti che non capisci un cazzo perché tu l'hai messo in nona. E, allora, ti dico la verità, lui è un profumo che non mi ha colpito subito. Infatti è stato uno degli ultimi Orto Parisi ad essere stati acquistati e nonostante ciò l'ho usato parecchio, l'ho usato e non l'ho capito subito. E adesso ti dico la verità, per me è fantastico, non è per niente complimentato, almeno addosso a me non è uno di quei profumi che porta complimenti o che attira. L'unica cosa che vorrei aggiungere a quello che hai detto tu è che spesso e volentieri ne sento parlare come un bergamotto che dura un'infinità. Ecco, non sono d'accordo, nel senso che secondo me questo è un profumo muschiato, molto muschiato, che viene poi caratterizzato dalle note agrumate. Quindi più che un agrumato molto persistente, io lo descriverei come un muschiato con sfaccettature agrumate. Tutto qui. Ok, allora ha senso. Io invece sono dall'altra parte, nel senso, sono d'accordo che dopo il bergamotto ovviamente diventa molto meno e il muschio prevale, e forse è proprio questo che me lo fa mettere in nona posizione, ecco. Anche se su di me, come dicevo prima, si addolcisce parecchio, alcune persone mi hanno fatto dei complimenti, però comunque io il bergamotto ce lo sento, cioè questo muschio è comunque, magari non è il bergamotto, magari è qualche altra nota che lo rende luminoso e frizzante per tutta la durata del profumo, sì, quindi sì. Io comunque non so se il bergamotto o qualcos'altro ce lo sento un po' quella parte frizzante luminosa, ecco. Quindi per sì, me si può considerare un agrumato che dura molto, perché comunque quella parte lì io ce la sento, però sono d'accordo che poi diventa un muschiato effettivamente, cioè quello prevale, ecco, assolutamente. Bene, bene. Va bene, va bene, ragazzi. Finalmente. Questo video verrà peggio di una puntata del Grande Fratello, viene 4 ore e mezza questo video, vabbè. Epico. Ragazzi, è stato un piacere raccontarvi queste fragranze. Ringrazio ancora Simone. Grazie. Per essere stati qui con me. Grazie a te. E per la fiducia, perché non è da tutti, non è da tutti qua. Il King degli Orto Parisi sono io, però vabbè, gli diamo anche una piccola coroncina a lui, dai, va bene, va bene. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, una prossima live, sia sul mio canale che sul suo, perché anche lui fa video e live, quindi l'outro va bene per entrambi i canali. Ringrazio Simone, ringrazio tutti. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.